Ben ritrovati con una nuova puntata delle pillole di Adam. Stavolta parliamo di Killers of the Flower Moon. È considerato, secondo tantissime testate a livello internazionale, uno dei migliori film del 2023 ed è fresco di 7 nomination ai Golden Globe, con la vittoria unicamente di Lily Gladstone, un'attrice quasi sconosciuta in realtà fino a questo momento, che è la prima nativa americana a vincere un Golden Globe. In questo caso per la migliore attrice in un film drammatico, ma era stato candidato per tutto sostanzialmente, per miglior film, per la migliore regia del leggendario Martin Scorsese, per i suoi attori feticcio Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Incredibilmente non era stata candidata la fotografia di Rodrigo Prieto, ma ammetto io stesso che facendo ricerche per questa pillola ho scoperto che non viene assegnato un Golden Globe per la migliore fotografia. Pensate che Prieto quest'anno sta dietro cioè il direttore della fotografia anche di un altro film iconico del 2023, totalmente lontano però in quanto ad atmosfere, che è Barbie, quindi pensate un po' alla bravura di questo direttore della fotografia. Comunque, veniamo a Killers of the Flower Moon. Che cos'è Flower Moon? È un modo per identificare l'area dell'attuale Oklahoma, che negli anni 20 era occupata dagli Osage, da una popolazione che divenne ricchissima, scoprì di essere ricchissima perché c'era il petrolio sotto la loro terra, e nel momento in cui si scoprì questo, sostanzialmente i bianchi cercarono di impadronirsi sostanzialmente di questa ricchezza. Purtroppo è una storia vera, è la storia vera di un genocidio sostanzialmente giustificato. Infatti il film è tratto non da un romanzo ma da un saggio che si chiama Gli assassini della Terra Rossa. Protagonista del film è Leonardo DiCaprio, che interpreta Ernest, un reduce dalla Prima Guerra Mondiale, che torna a casa dallo zio William Hale, interpretato da Robert De Niro. E sostanzialmente Robert De Niro fa in modo, cioè, di convincere il nipote, appunto Ernest, a sposare Molly, che è una giovane Osage per l'appunto, sostanzialmente per avvicinarsi sempre di più a queste ricchezze. William Hale è un personaggio, come dire, che si presenta come un benefattore, come un amico degli Osage, parla la loro stessa lingua, ma in realtà è soltanto interessato ad accaparrarsi le loro ricchezze. Considerate che dal nipote si fa chiamare addirittura re ed è un vice sceriffo, quindi in qualche modo paradossalmente rappresenta anche la giustizia. Ovviamente per appropriarsi di queste ricchezze non basta un matrimonio, ma è necessario anche uccidere sostanzialmente tutti gli Osage, da qui il killers del titolo. E il tutto avviene sostanzialmente con la tacita approvazione della società in nome di una superiorità razziale sostanzialmente presunta da parte dei bianchi sulla popolazione locale. E Scorsese dietro la macchina da presa si vede, c'è un'inversione di rotta. Siamo stati abituati a vedere nei film western del secolo scorso i bianchi come i grandi conquistatori quasi encomiabili. Stavolta i bianchi sono sostanzialmente gli usurpatori delle ricchezze di altri. E quindi Killers of the Flower Moon diventa l'ennesimo tassello di un discorso di Martin Scorsese sull'avidità, sulla sete di potere che si converte in criminalità e nefandezza. Ricordiamo tutti i capolavori come The Wolf of Wall Street o Gangs of New York, possiamo pensare addirittura a Casino, ma la lista sarebbe veramente, veramente lunga. De Niro non è nuovo ad affrontare ruoli di gangster, ruoli di cattivo, ma se provavamo dell'empatia nei suoi confronti in personaggi leggendari come il Noodle, si diceva una volta in America, qui nessuno può avere pietà per lui. Qui è un cattivo vero, è un predatore. E Scorsese evidentemente non vuole farci capire verso dove andrà questa storia. Sappiamo fin dall'inizio dove va a parare, sappiamo benissimo chi siano buoni e cattivi, ed è proprio questo l'obiettivo, sostanzialmente fare un film su una nascita di una nazione in chiave anti-americana, sostanzialmente. Leonardo DiCaprio, dal canto suo, non è un cattivo altrettanto deciso. Questa moglie un po' la ama, un po' sostanzialmente la vorrebbe uccidere per appropriarsi delle sue ricchezze. Recita col suo
mascellone solito, che personalmente non me lo fa amare in questa performance particolarmente, però lì sono gusti. Ma il film rimane un film molto importante. C'è anche Brendan Fraser, che sono stato felicissimo di ritrovare dopo quella meravigliosa performance in The Whale, che se ben ricordate era nella nostra prima pillola di Adamo, quindi mi piace ricordarlo. E per un film di tale portata, ovviamente non potevamo che prevedere le quattro versioni canoniche, ovvero il DVD, il Blu-ray, il 4K e la Steelbook 4K. Che personalmente ha un artwork bellissimo, lo trovo veramente veramente bello, e quindi insomma speriamo che piaccia anche a voi. Con questo si conclude anche questa pillola di Adam e ovviamente vi do appuntamento alla prossima. Ciao!